Chiuse le urne, contati i voti, proclamati i vincitori per i partiti impegnati nelle amministrative e tempo di bilanci. Le elezioni consegnano all'Irpinia conferme in ben 8 comuni e 5 nuovi sindaci. Esulta l'UDC, che vede vincere i suoi candidati a Flumeri, Capriglia e soprattutto ad Atripalda. Lo scudo crociato rivendica inoltre il contributo dato alla vittoria di Michele Vignola a Solofra grazie alla presenza di candidati UDC in lista. Raggiante il consigliere regionale Petracca, che ha trascorso la lunga notte elettorale ad Atripalda per festeggiare la vittoria di Spagnuolo. Sì, una grande soddisfazione, ovviamente, insomma, devo dire che è stata molto tirata fino alla fine come immaginavamo, ma eravamo convinti di poter vincere e abbiamo vinto. Io credo che sia anche frutto di una coerenza dei nostri consiglieri che, insomma, insieme all'ex sindaco furono eletti 5 anni fa. Poi lui decise di prendere una strada diversa e con grande coerenza i nostri, insomma, lo lasciarono per la sua strada. Oggi i risultati di quel comportamento si vengono fuori oggi, insomma, con questo successo straordinario e assolutamente non semplice. Festeggia a metà il PD, che se con Vignola si conferma la guida di Solofra, da Tripalda si ritrova con un partito spaccato e da ricostruire. In consiglio comunale esponenti democratici siederanno sia in maggioranza che all'opposizione. Via Tagliamento può comunque consolarsi con le vittorie di Pietra De Fusi, Chianche, Montemarano e Baiano. Contesa tra UDC e PD invece la vittoria di Giuseppe Pescatore a Fontanarosa, ma il neosindaco si smarca sottolineando il profilo civico del suo impegno e della sua lista. Delusione in casa 5 Stelle, i candidati pentastellati restano fuori dal consiglio comunale sia da Tripalda che a Solofra. In ogni caso il deputato Carlo Sibilia ringrazia chi ci ha messo la faccia e già pensa alle prossime sfide, le elezioni politiche e le amministrative del capoluogo. Nessuna reazione invece arriva dal centrodestra, a parte qualche sporadica presenza nelle liste. Forza Italia è rimasta infatti sostanzialmente fuori dalla competizione.